Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 12 giugno 2023. Dal 12 al 23 giugno 2023 sono previste esercitazioni nello spazio aereo della Germania. Non potendo escludere ritardi nel periodo sopra indicato, si consiglia ai viaggiatori di contattare la compagnia aerea di riferimento prima di intraprendere il viaggio. Lo segnala ai connazionali il sito dell'unità di crisi della Farnesina, viaggiaresicuri.it. Al via il concorso nazionale per graphic novelle, migrazione e mobilità umana. I partecipanti saranno chiamati a illustrare aspetti e racconti particolarmente significativi sulla presenza italiana all'estero. Promossa dal Festival della Diplomazia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, l'iniziativa è rivolta a giovani under 30. Per partecipare è necessario elaborare e inviare la propria opera in lingua italiana entro il 15 settembre 2023. L'esito delle valutazioni da parte della giuria di esperti sarà pubblicato entro il 5 ottobre sul sito www.festivaldelladiplomazia.it. In palio per il vincitore un premio di 1000 euro, cifra che può raddoppiare con un ulteriore 1000 euro in caso di realizzazione dell'intera graphic novel entro 6 mesi dall'esito e qualora sia proposta la pubblicazione. Il bando completo è disponibile sul sito www.accademiabellearti.fr.it. Tassazione sui redditi Italia-Stati Uniti è il tema del webinar che il Comites San Francisco organizza per il 16 giugno. Appuntamento dalle 18 alle 19.30. Interverrà Filippo Amoroso, Senior Audit Services. Per partecipare è richiesta l'iscrizione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.sfcomites.org. Inaugurata a Maracaibo, in Venezuela, Plaza Italia, un riconoscimento alla comunità italiana nel paese sudamericano e al suo ruolo nella crescita e nel consolidamento della nazione. Presente alla cerimonia di inaugurazione, Placido Vigo, ambasciatore d'Italia in Venezuela, Nello Petito, console d'Italia a Maracaibo, Rafael Ramirez Colina, sindaco di Maracaibo, Miguel Giancola, presidente di Casa d'Italia a Maracaibo e il consigliere del CGE, Antonio Iachini. La targa posta sulla piazza recita: in onore all'esploratore italiano Amerigo Vespucci, che ispirato dalle nostre coste caraibiche ha battezzato con il nome di Venezuela, piccola Venezia, il nostro paese. In onore al console d'Italia a Maracaibo, Agnello Petito, principale artefice della creazione di questo spazio per la comunità italo-venezuelana, in onore ai nostri antenati, al patrimonio italiano e al grande lavoro che la comunità italiana ha fatto nello stato di Zulia. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.